non lo so, non lo so. E noi diciamo, sporciando il freno su questo canale, eccoci qui, siamo tornati ragazzi, la Ferrari è tornata. Ci voleva, ci voleva. Troppo bella, troppo dominanti eravamo, troppo, perché mettiamo un po' di brio a questo campionato, e mettiamolo, per Dio, e mettiamolo, e mettiamolo. Ale. Non ho preso appunti, cioè mi sono detto no, basta, smetto, non scrivo più niente. Dopo la prima sosta ho smesso perché non ce l'ho, ho tiltato, poi meno male perché sennò il Napoli ha perso. Ok, le notifiche di diretta. No, è incredibile, è incredibile, è incredibile, come si fa? Come si fa? Non è andata dritta una, non è andata. E Sainz che Ricciardo lo ammazza. E Leclerc che parte male. E Sainz che parte male. Sai, Verstappen benissimo. Giustamente è partito male ieri. Ti pare che parte male pure oggi? No, parte Leclerc male. Il tempo dice, vabbè, la Ferrari è forte con il bagnato. Sì, quella era la condizione da bagnato, no, quella era da crossover, cioè né l'uno né l'altro. E andava male, forse l'assetto, non lo so cosa è andato male, non riusciva. Non c'era il DRS, quindi velocità era. A questo punto era una fine rettilineo stallati che non riuscivano a esprimere maggiore potenza. La Red Bull sappiamo che è velocissima, il DRS non aiutava. Che palle, poi hanno fatto il primo punto pit stop. Il primo pit stop lo fanno. Pit stop perfetti fino ad ora, perfetti anche doppi pit stop in 2 secondi e mezzo. Proprio oggi 3 secondi e 7. La posteriore destra non voleva andare. Non voleva andare la posteriore destra. 3 secondi e 7. Passi davanti a Perez, ma Perez ha le gomme migliori. Sì, e lo supera. E lì la gara è andata perché è sempre stato tipo a 3 secondi. Avevo i primi giri dove poteva tentare il sorpasso il commissario, non ha dato il DRS. Mezza safety car non c'è stata perché la safety car c'è stata. Cioè, oggi è tutto male anche per colpa di Leclerc. Però cioè, Verstappen inizia ad avere buco di culo alla Hamilton perché a Melbourne, in Bahrain, safety car a Federer. Stavolta che poteva servire una safety car, manco. Col binocolo, e qua cioè, non ci sono più, cioè, non ci sono, cioè, la ghiaia che le vetture rimangono lì. Mai. Stato là 3 secondi, tutto provano la magata, proviamo a mettere la rossa, proviamo a fare qualcosa, a smuovere, almeno ci mettiamo il giro veloce, non lo so, passi intorno a Norris. Però Norris ha le medie, quella è una gomma fredda, riesce a recuperare, lo sorpassa, si mette di Roberts, rientra anche lui, bordelli. Ma niente, non riesce a superarlo. Ok, e poi va a muro. Eravamo terzi. Ok, meglio secondi perché tutto doppietta. Già ci sta qui. Però, figlio mio, qui che sesto. Ha recuperato 15 punti in un weekend. 15 punti. Ho capito che a Melbourne ne hai fatti 26 li hai recuperati. Però che palle, che palle, che palle, fatemelo dire, che palle, c'è 15 punti, cioè, questo poteva recuperarne 25, 18, 15, ne recuperava 26, ne recuperava 11, 12. Girano troppo, girano. Perché fa male così? Che palle, poi a casa nostra, capito? Quelli che fanno la parata, arrivano sul podio insieme, commentano lì, belli, commentano, ah sì, hai visto io l'ho superato, ma ha sbagliato. Ma va, applausi, bello, rispetto. Meno male che da quello che ho sentito non hanno fischiato nulla, anzi applaudivano Verstappen, rispetto, ci sta. Però mi gira di noi, rosico, vederli in parata a Imola, rosico, soprattutto quando alla vigilia questo deve essere la pista Ferrari, perché...
Dio, 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 che... No, terzo Norris, complimenti, sono contento per lui perché Norris mi sta un botto simpatico. Quarto Russell, tanto, una Mercedes è quarta, l'altra è quattordicesima. Manco dici, vabbè, Hamilton quarto e Pippettino Bottas quattordicesimo, che non è accettabile, ma è Bottas, lo prendiamo per il culo, ok. No, quarto Russell, quattordicesimo Hamilton. Non lo so, che magari... Assetto diverso, hanno differenziato le strategie, hanno provato qualcosa di diverso, un nuovo fondo, cose, non lo so. Nel parco chiuso lo so, da venerdì, non lo so. Però una quarta e una quattordicesima, ok, che partiva Russell, non mi ricordo in che posizione, undicesimo, e poi è riuscito con una partenza andare avanti, Sainz è morto, Leclerc è morto, e ok. Però quarto e quattordicesimo, tutta la gara dietro a Gasly è stato, non riuscivo a superarlo. Le Alpine male, Alonso ha perso la fiancata, che dire, Gasly male, Tsunoda bene, era tipo ottavo mi pare, bene anche Bottas, quinto. Sesto Leclerc, settimo mi pare Vettel, ottavo Tsunoda, nono Magnussen, non lo so, non lo voglio sapere, non lo voglio sapere, non ho visto niente. Mi giro, fra 2 settimane c'è Miami, il layout penso sia a favore Red Bull, o spero, perché dovrebbero essere tutti a favore Red Bull e ha vinto la Ferrari, questo deve essere a favore della Ferrari e ha vinto la Red Bull. Favore Red Bull, diciamolo, ci sono i rettilinei enormi, favore Red Bull, va bene, diciamo, vedete anche il momento, secondo me, ti porta qualche aggiornamento. Speriamo che siano funzionali alla causa. Speriamo di ridurre il, non lo so cosa manca, secondo me un po' il porpoising, i saltellamenti vanno ridotti. E che dire, servirebbe un po' aumentare cioè diminuire la resistenza all'efficienza aerodinamica sul dritto, perché il confronto alla Red Bull è piantata, la Ferrari. Che cazzo? No, in questo momento vedo tutto nero, qua, ma fa tutto schifo, fa tutto schifo. Poi comunque siamo primi con un gran premio di vantaggio e stiamo calmi, ovviamente. È lunghissimo il campionato, però mi girano i coglioni, girano i coglioni, girano i coglioni, girano i coglioni. La Red Bull in campionato costruttore, non lo so, non lo so. Penso ci abbiano superati, perché Sainz ha fatto due schifi Malanova, questo non per colpa sua. Leclerc non lo so, sottiltato, che vedevo lì. Miami, pausa, Spagna, Monaco, i back to back. Vedremo, Monaco sicuro, pam, nuovo muro, perché quello è poco netto tecnicamente a favore Ferrari, penso. Comunque, like, commenti, iscrivetevi al canale per vedere il nostro video. Che giornata! E la Bastianini si schianta. E che cazzo ne so, l'Inter vince. Questo è che è successo. Più tardi i Bucks perdono, il Milan perde e io mi butto sotto un ponte. Va bene, abbiamo capito. Ciao ragazzi.